Buongiorno, no, buongiorno, buongiorno per me. Benvenuti in questo nuovo video. È domenica mattina e ho chiuso il vlog che stavo facendo, vabbè, e volevo prepararmi con voi, nel senso che volevo sistemare i capelli, ok? Sapete che ho comprato il togli giallo, ecco, della stessa linea della tinta che faccio, dello stesso marchio della tinta che faccio di solito, quella biondo cenere, biondo freddo, più che biondo cenere, biondo freddo, vabbè. Ecco, io vorrei testare quello con voi. Ho paura del risultato, sinceramente. I capelli sono gialli, non so quanto si veda qui. Comunque, i capelli sono abbastanza gialli, vabbè. Ho i capelli sporchi, quindi abbiate pietà, ma sono sporchi. E a momenti mi sembrano giallissimi, in altri momenti dico, mamma, non sono male. Ho deciso di farlo oggi perché almeno è giorno e c'è luce, perché altrimenti ieri sera non avrei avuto luce per fare questo video. Comunque i capelli devono essere sporchi, non devono essere lavati da almeno 24 ore. Ecco, l'importante sarebbe fare i test per l'allergia, perché potrebbe scatenarsi il putiferio e potrebbe finire anche male, ecco. Le tinte in casa le facciamo tutti abbastanza tranquilli, ma sì, ma chi se ne frega. In realtà poi qualche problemino a volte lo danno, prurito, un po' di rossore. Quelli sono dei problemi, insomma, perché potrebbero rimanere così come potrebbero peggiorare. Non prendetelo come video tutorial da seguire mano a mano, passo passo, no. Mi sposto in bagno, dovrei anche togliermi questa maglia perché quella del pigiama, ho paura di rovinarla. E sì, bisogna coprirsi, stare attenti a non macchiarsi i vestiti, oppure mettere vestiti vecchi che si possono macchiare. Quindi adesso vado a cambiarmi di maglia e applico con voi questa tinta. Di là in bagno è un po' più buia la situazione, lo sapete, ma di là la mattina è così. E potrei aspettare pomeriggio a fare questo video, ma sto rimandando da qualche giorno ormai, quindi non mi va di rimandare oltre. Ho tenuto i capelli sporchi apposta e quindi vai, andiamo in bagno. Eccomi qua, spero che l'audio sia a posto. Siete incastrati sotto, sulla mensola, sotto il mobile. Ci sta giusta, giusta la macchina fotografica, ma veramente giusta, giusta. Tocca, tocca lo sportellino, tocca un attimo là sopra. Mamma mia, tutto proprio pensato nei minimi dettagli. Non è vero. Comunque questa tinta prevede il trattamento prima di essere applicata, quindi il pre-trattamento. Mi metto i guanti, vado a pettinare i capelli e a mettere proprio questo prodotto che è fatto apposta per non rovinarli. Ho paura. Un buon profumo, sempre il solito. Vabbè, vado a fare questo lavoretto. Cosa importante, il pretrattamento. Che cos'è questa cosa? Un messaggio. Vabbè. Il pretrattamento non è da applicare sulle radici. Io non so se ce la farò. Quindi bisogna stare su questo pezzo qua di capello in pratica. Ma dipende, perché bisognerebbe lavorare a ciocchi in modo da metterlo meglio ovunque, insomma. Niente, ci tenevo a dirvi questa cosa. Una cosa che non vi ho detto è che come pretrattamento, quando andate a fare decolorazioni, eccetera, si può usare benissimo l'olio di cocco. Io lo usavo, l'ho usato anche, no, non ho usato, ho usato l'olio di ricino l'ultima volta che ho fatto la decolorazione. Gli oli vanno a proteggere i capelli, no? Quindi prima delle tinte io utilizzo sempre un olio, se nel preparato non c'è un prodotto apposta da mettere prima della tinta, io utilizzo gli oli, ecco. Quindi è una cosa che si può fare quella, però cioè, io non sono una parrucchiera, quindi io ve lo dico, faccio così, ma non mi assumo responsabilità se non vi viene la tinta. In sostanza, ho quasi fatto, Adesso vado a mischiare questi due e diventerà una cosa unica. Ci vediamo dopo.
Credo di tenerla su un 20-30 minuti. In genere le tinte si tengono su 20-30 minuti e questa anche dovrei tenerla su così. Pepe. Di? Cosa c'è? Ho visto i chip, allora sto andando di là che c'è la finestra aperta. Va bene, ci vediamo dopo, dai. Mi raccomando, se avete degli occhiali un po' particolari, toglieteli quando fate queste cose, perché usate magari degli occhiali vecchi, se avete con una montatura vecchia rovinata, perché altrimenti ciao occhiali. Sempre, quando si fanno queste cose, bisogna stare molto attenti, che si macchia tutto. Ok, quindi questo è pronto, io inizio ad applicarlo. Lo applico prima sulle radici, non lo so neanche io, sinceramente. Non lo so neanche io perché non lo so. Non lo so. In genere faccio prima questa parte qua. Invece, secondo me, forse si dovrebbe fare prima il dietro, ma io in genere faccio prima questa, che è quella che si vede di più. Perché io tengo sempre i capelli con la coda e quindi preferisco che sia a posto questa parte prima di tutte le altre. Questa roba qua. E poi la stessa cosa dall'altra. Vado ad applicare su tutti i capelli. E sono di nuovo qui a rompervi le balle. Nel frattempo ho tagliato le fragole, ho preparato la macedonia per pomeriggio o per stasera o per dopo pranzo, non lo so. I capelli sono scuri. Cioè, sono scuri. Ok? Quindi non so che cosa uscirà da questa tinta. Però c'è scritto che potrebbero diventare più scuri nel mentre è applicata. Però poi andando a risciacquare dovrebbe risistemarsi la situazione. Lo spero veramente. Perché così sono proprio scuri brutti. Cioè non è un colore proprio adatto a me, ecco. Il rumore che sentite è la stufetta perché ho freddo. E, PS. So che magari qualcuno me lo chiederà, forse, dipende chi guarderà questo video. Comunque, contiene ammoniaca, perché c'è una puzza di ammoniaca incredibile questa tinta, ma in genere questo marchio contiene ammoniaca, è solo senza paraffina e senza alcol, però per il resto c'è tutto, ecco. E quindi niente, vi dirò che mi sono venuti scuri, almeno, da quel che mi sembra. Il giallo se n'è andato, adesso ho messo il balsamo e tutto, li ho risciacquati, quindi ve li faccio vedere anche da bagnati come sono. Ho perso tantissimi capelli, purtroppo dovrei evitare di fare queste cose per un bel po' adesso, ma non so se ci riuscirò a evitarlo. È venuto quel biondo freddo che non mi dispiace, da asciutti dovrebbero risultare ancora più belli. Adesso li asciugo col phon, così faccio la piega e voglio proprio vedere cosa ne è uscito. Ma io non ho più capelli, ho detto, sì, ce li ho ancora. Penso si siano bruciati anche con questa roba qua, perché ne ho persi veramente tanti, quindi prima o poi mi vedrete pelata in questo canale. Sì, se continuo così mi sa che succederà, ne sono consapevole, non voglio persone che mi dicono no, vai dalla parrucchiera, non mi ne frega niente. Io non vado dalla parrucchiera, io faccio fai da me, ho sempre fatto in tutti questi anni, e quindi se dovessi rimanere pelata, pazienza, esistono le parrucche, prendiamola sul ridere, però potrebbe succedere. Sì, ma vi devo dire che da bagnati mi piacciono, è un colore abbastanza bello, è simile a quello della tinta che facevo di solito, biondo freddo, e quindi c'è ancora il rosa sotto, però io lo vedo, quello non andrà mai via. Qua il risultato è questo ed è un biondo bellissimo, cioè pensavo fossero scurissimi e invece è venuto un biondo chiaro, non è neanche il biondo dell'altra tinta, è un altro biondo addirittura bello ma comunque freddo, però è rimasto del rosa dietro, il rosa è tremendo, quello lì poi è allucinante. Allora, non ho fatto la piega centrale stavolta,
li ho lasciati come si sono sistemati loro, e loro si sono sistemati così. Il problema è che lasciandoli così ho il ciuffo qua davanti agli occhiali e non è bello. Quindi sapete cosa faccio? Li lascio così, prendo questo e lo leggo qua. Sono abbastanza belli, e dietro sono così. E niente, non sono tagliati tutti uguali perché li ho tagliati io da sola, quindi dietro c'è un ciuffo più lungo. Forse non si è visto, forse si è visto, non lo so. Comunque c'è un ciuffetto più lungo. Io la approvo questa tinta. Vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Sapete che ogni tanto capitano video un po' beauty, un po' sui capelli, che io adoro cambiare. Io cambio sempre quei capelli. Non sono... Io e i capelli siamo veramente sempre in lotta. Comunque è un bel colore. Qua che c'è luce vi faccio vedere che colore è venuto fuori. Bello, mi piace. Ciao! No, bello, mi piace. Quindi vi invito a seguirmi anche su Instagram e a iscrivervi al canale se non siete iscritti. Io vi abbandono perché la macchina fotografica è scarica. Ci vediamo al prossimo video. Sono soddisfatta. Almeno adesso sono decisamente in ordine. Alla prossima, ciao!